tutto bene, non avete rischiato quasi nulla, insomma un esordio importante anche per gli Achini. Sì, ci tenevamo a fare una bella partita, soprattutto per riscattare un po' la delusione dell'esonero del mister, dove ci sentiamo i primi colpevoli. Era importante appunto dare un segnale. Penso che oggi sia stato dato, insomma, siamo un risultato rotondo dove abbiamo creato, secondo me, nel primo tempo veramente tanto e magari abbiamo concretizzato meno di quello che abbiamo creato, però era importante appunto mettere i tre punti in casa. Davide, una manovra offensiva decisamente superiore rispetto a quella vista nelle prime sei partite. Cosa è successo in questi 2-3 giorni da allenamento? Ma ognuno ha il suo modo di giocare, insomma, Iachini ci ha chiesto determinate cose e abbiamo cercato di mettere in pratica quello che lui ci ha chiesto. Probabilmente nelle giornate precedenti siamo stati anche un po' sfortunati. Appunto a noi giocatori dispiace molto per comandata, perché comunque si era creato un bel ambiente tra di noi con il mister, però purtroppo è andata così. Adesso siamo ripartiti con mister Iachini nella maniera giusta e speriamo di toglierci soddisfazioni con lui. Grazie, arrivederci. Ver, partenza col piede giusto, sicuramente è importante la tua presenza in campo, che ha dato anche un certo ordine, anche Bolzoni con te accanto finalmente è tornato quello che era, bravissimo. Grazie, purtroppo oggi è andata bene, abbiamo fatto un'ottima prestazione contro comunque un avversario molto, molto difficile e il mister ci aveva detto di verticalizzare di più. Abbiamo creato tanto e abbiamo fatto 3 gol, ne potevamo fare qualcosa in più, ma siamo contenti. Ora abbiamo la testa già alla prossima partita di sabato. Fermo mancava un erede di Nocerino, puoi essere tu? No, questo non lo so, io penso solo di andare in campo e fare il mio gioco, la mia partita, grazie ai compagni che oggi me l'hanno permesso di far bene. Senti Valerio, sei uno degli uomini anche che sta aiutando i compagni a capire e a comprendere quello che è il credo calcistico di Iachini, visto che l'hai avuto l'anno scorso a Siena? Sì, il mister già lo conoscevo dall'anno scorso, so i movimenti che vuole, ma adesso è solo 2 giorni che l'avevamo, quindi abbiamo lavorato poco, ora abbiamo un'intera settimana per preparare la prossima partita e sicuramente avremo un gioco ancora più fluido e più divertente. Il tuo ruolo è proprio il regista? Il mio ruolo è interno di centrocampo, perché mi piace, le mie caratteristiche sono quelle di attaccare, di inserirmi e di cercare la porta. E oggi l'ho trovata poco, ma spero di fare più tiri, più gol per aiutare la squadra. Ultima, quanti gol? Doppia cifra sarebbe l'ideale, ma è difficile. Ultimissima, Anfuso? Sì, no, se ti ha fatto piacere la standing ovation del pubblico alla fine, insomma, ti è piaciuto? Sì, sono contento, ma tocca rimanere con i piedi per terra, perché comunque Palermo mi hanno spiegato bene com'è la piazza e mi hanno detto che è come Roma, io sono di Roma, quindi lo so. Adesso lavorerò duramente per preparare la prossima partita. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Mister, bravo, grazie mille. Beppe, buona la prima. Sì, dai. Diciamo bene per il risultato, per quello che la squadra in soli 3 giorni di lavoro non potevo pretendere la luna, però mi interessava che i ragazzi andassero in campo con un'idea di calcio precisa, quella di andare in verticale, di giocare sempre nelle profondità, nelle verticalizzazioni, attaccare gli spazi, andare senza palla, muoversi senza palla e creare le varie superiorità numeriche in tutte le zone del campo. Quello che abbiamo cercato di fare e che ci eravamo detti, abbiamo preparato in questi pochissimi giorni, ore. L'hanno fatto bene. Abbiamo magari avuto l'opportunità nel primo tempo di sfruttare diverse occasioni, 6-7, non mi ricordo bene, una sola azione, addirittura per 3 volte siamo stati lì per chiudere la partita o per mettere la partita su binari migliori, non ci siamo riusciti. Nella seconda frazione siamo leggermente calati, ma era normale, una terza partita in una settimana, però abbiamo modificato qualcosina sul tema tattico senza andare però a toccare quello che deve essere una nostra mentalità, un nostro spirito. Vuole verticalizzare e andare a far gol, sempre comunque. Un'attesa difesa a 3, come pensa che la squadra abbia assorbito questo cambio di modulo? Ottima domanda. Ci abbiamo lavorato in questi giorni, abbiamo lavorato
solo due soluzioni, non dobbiamo essere prevedibili, dobbiamo sapere andare a interpretare diverse cosine, perché quando affrontano il Palermo tutte le squadre si chiudono, hanno atteggiamenti di un certo tipo, ed è chiaro che noi non mi piace avere un tema iniziale che poi possa essere anche variabile, perché poi l'imprevedibilità nel calcio conta ed è importante ai fini del raggiungimento del campo. Senta mister, è stata fondamentale anche la mossa di inserire Verre al centrocampo, un giocatore sicuramente dei piedi più raffinati magari di altri compagni? Beh, era un ragazzo che conoscevo, diciamo che sapevo che poteva sotto questo aspetto dare una mano, può dare molto di più ovviamente perché non giocava da tanto tempo magari, però io mi aspetto tanto da tutti, io tratto tutti alla stessa maniera, poi guardo il campo, cerco di, in questo momento ho cercato magari di inserire alcuni ragazzi che magari vedi Verre, che magari lo scorso anno avevano lavorato con me, alcuni concetti di calcio, come idea, come presupposto ad andare in verticale lo sapevano già e quindi magari per gli altri abbiamo più tempo per poterci lavorare. In questi 90 minuti gli è venuto in mente magari il gol di San Siro segnato contro il Milan? Beh, c'avevo qualche anno meno, quindi forse era meglio, adesso sono più vecchio, però sicuramente per me era importante e per la squadra oggi poter dare un'impronta, far capire che noi ci siamo, che vogliamo giocarci le nostre chance, che vogliamo risalire la classifica, ma nello stesso tempo che ancora non abbia fatto nulla, perché c'è ancora tanto da fare, tanto da pedalare, da lavorare per migliorare, e io sono un perfezionista per natura, quindi dalle mie squadre voglio sempre il massimo, e abbiamo l'obiettivo anche di riportare entusiasmo allo stadio con i nostri tifosi, farli avvicinare alla nostra squadra con amore, con orgoglio di vestire i nostri colori e quindi di farli felici e di riempire lo stadio, mister, questo è il nostro obiettivo. Mister, tu hai detto non ho la bacchetta magica, non faccio miracoli, però il Palermo ha calciato più volte in porta oggi rispetto a quanto abbia fatto in tutto il campionato, che vuol dire? Niente, io ho cercato con umiltà in questi giorni, come mi contraddistingue un po' il mio modo di lavorare, di trasmettere ai giocatori alcuni concetti di gioco, alcuni movimenti nella fase passiva, nella fase attiva, ma soprattutto con la mentalità e lo spirito di andare in avanti, non di correre indietro, ma di andare a vedere in avanti, di andare a giocare in verticale, di andare a giocare negli spazi senza palla. Quindi loro hanno cercato di portarli in campo in poche ore, che a pochi giorni, chiaro, non è che possiamo aver fatto tutto, anzi, sbagliamo se pensiamo questo, però gli inizi sono discreti, anche se avremo tanto ancora da migliorare. Mister, l'unica pecca del pomeriggio di oggi si può trovare nel fatto di aver chiuso la partita soltanto all'80esimo, tra l'altro dopo un miracolo di Sorrentino su Vitale? Ma questo è il calcio. Questo è il calcio, abituiamoci, perché purtroppo nel calcio quando non chiudi le partite in tutte le categorie, è chiaro, puoi essere lì perché l'avversario è sempre lì che ci crede, che è spinto a buttarsi anche in avanti, su alcune palline attive venivano in 7, in 8, perché non hanno, le squadre avversarie magari non hanno nulla da perdere e quindi devi essere più bravo a concedere qualche fallo in meno a ridosso dell'area, l'avevamo detto, e perché loro avevano buoni saltatori, ma non siamo riusciti in qualche circostanza ad evitare questo. Nello stesso tempo lavoreremo anche sulla concretezza, che sono cose molto importanti nel calcio e quando c'è da farlo bisogna chiudere le gare. È importante avere specialisti come Hernandez e Laffert che ti possono far vincere le partite con un calcio piazzato. Però sono andati vicino in altre occasioni, in altre situazioni per far gol, ha preso un palo, il portiere loro ha fatto delle ottime gare, abbiamo sfiorato la porta in diverse occasioni. A me interessa creare, quando una squadra crea problemi non ce ne sono, poi ci può essere la giornata che la palla può non andarti anche dentro, ma conta lo spirito e la mentalità, e alla lunga è quello che ti porta l'idea di gioco, l'idea di calcio, quello che ti porta a far gol. Grazie a tutti ragazzi. Grazie.